Sinceramente, se quando ho aperto il canale credevo che sarei arrivata a un traguardo del genere in così poco tempo. No, assolutamente no. Ragazzi, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, è da un bel po' di tempo che non faccio un vlog, da quando avevo 1000 iscritti, adesso ne ho quasi 7000 e vi chiederete: perché fai un vlog a 7000 iscritti? Nemmeno poi. Molto semplice la spiegazione. Non ho internet qui a casa. Mia mamma è partita, cioè i miei genitori, mia mamma è partita e si è dimenticata di pagare la bolletta prima di partire. Io, dato che ho scuola, sono rimasta qui, non sono andata con loro, con la mia famiglia in vacanza, senza internet. Quindi ho solo la connessione del cellulare, che non va, e quindi è un bel casino, perché non posso registrare video tipo nei server, posso registrare solo l'Arctic, per esempio, però non posso portarvi solo Arctic. Allora ho detto: beh, a sto punto porto loro un vlog, tanto lo aspettavano da tanto tempo, il vlog, tanto si può registrare anche senza internet, poi lo edito qui con il mio computer e lo edito qui con il mio computer, ma lo carico a casa di mia nonna, che con il mio portatile, perché lì la connessione c'è. Sì, la connessione lì c'è, quindi lo registro, lo edito qui, però poi lo carico là. Allora, non chiudete il video. Allora, per i nuovi iscritti non sanno come funziona il vlog. Allora, praticamente c'è una prima parte in cui ringrazio e spiego le novità, eccetera, eccetera, e poi rispondo alle vostre domande che mi fate nei commenti con l'hashtag AskCharlie. E quindi adesso c'è il mio gatto che, se non si sposta. Ciao, gatto. Aia! Ok, dopo aver tolto il mio gatto, che mi ha anche cambiato l'inquadratura e adesso sta scherzando, giocando con il mio caricabatterie, posso. Stai fermo, gatto! Oh. Posso passare a parlarvi delle novità del canale. Allora, innanzitutto, vi volevo ringraziare di cuore, stavo dicendo, vi volevo ringraziare di cuore per il traguardo dei 7000 iscritti, quasi, ovviamente quasi. Io non ci posso credere. Cioè, è incredibile che 7000 persone mi seguano. E non lo so, è impressionante, non riesco nemmeno a spiegarlo quanto è bello. E non lo so, vi ringrazio tantissimo, siete tutti fantastici, vi adoro tutti, davvero. Quando dico che vi adoro, non lo dico per fare la leccaculo o cose del genere, lo dico sul serio, perché tornare a casa, magari dopo una giornata stancante, aprire la pagina di YouTube e vedere tanta gente che ti dice: magari a scuola hai preso un brutto voto, il professoressa ti ha sgridato, non so, ti ha messo una nota, roba del genere, e tu torni a casa e invece vedi che la gente fa il tifo per te, la gente ti dice: continua a fare quello che fai, mi fai star bene con i tuoi video. Questo è una soddisfazione, ragazzi, è davvero una soddisfazione. È per questo che, non lo so, io rimango sconvolta ogni volta che apro YouTube, vedo gli iscritti che salgono, i mi piace, guardo le visualizzazioni, è una cosa per me incredibile. E anche se magari voi direte: ma 7000 non è tanto 7000, per me lo è, credetemi, per me 7000 è un traguardo che fino a pochi mesi fa mi sembrava irraggiungibile. Ma grazie ad alcune persone come il DevGods e altri ce l'ho fatta, quindi non posso fare nome per nome perché sono tante le persone che mi hanno aiutata, però vi ringrazio tutti. Poi volevo far vedere, adesso usciranno, non so se di lato o davanti alla mia faccia così non la vedete, usciranno i disegni che mi hanno fatto i fan, dovrebbero essere due, ma non es essendo senza connessione, magari l'altro, cioè uno dovrei averlo di sicuro nel computer salvato, l'altro forse no, e quindi non posso scaricarlo e non posso metterlo, magari lo metto tipo, non lo so, sulla pagina Facebook o che è in descrizione. Guardate i link che sono in descrizione, per favore, sono importanti. Mettete mi piace alla pagina Facebook e tutto quanto. La pagina Facebook oppure nel prossimo vlog, mi dispiace, però purtroppo sono appunto senza connessione e non posso scaricare i disegni che mi avete mandato su internet. Presto comincerò alcune serie nuove, perché altre stanno finendo, molte le ho finite, cioè sono andata a vedere la mia playlist e ho visto che ci sono tante. Io ogni volta che finisco una serie metto vicino la playlist completa. Infatti, se andate sulla sezione playlist, ci sono tutti i video che ho fatto selezionati in playlist. E le serie finite, a fianco al nome della serie c'è scritto completa. E ho visto che ne ho completate molte, mentre altre purtroppo non sono riuscita a portarle a compimento per vari motivi. Quindi
Comunque, adesso comincerò diverse mappe nuove, diverse modalità nuove. Poi magari mi consigliate anche qualche gioco nei commenti. Devo fare The Forest, però The Forest è un po' più impegnativo, dato che adesso non ho molto tempo, non posso registrarlo. Però appena avrò un po' più di tempo per l'editing, per la registrazione, lo farò tranquilli, anche perché mi è stato regalato da Spezi, grazie Spezi. E niente, penso che possiamo passare all'Ask Charlie. Legittimamente voi adesso vi chiederete: Charlie, ma se non hai la connessione, come fai a mettere gli screen dei commenti e a leggere i commenti? Semplice, ho un amico d'oro, Glaze, Galaxy Glaze, che molti di voi conosceranno, mi ha gentilmente, cioè gli ho chiesto di fare gli screen delle conversazioni e di inviarmele su Facebook, che ho anche sul cellulare. Da Facebook li ho scaricati, li leggerò infatti dal cellulare e poi li passerò tramite un cavo USB sul computer per poi editare. Quindi guardate cosa mi invento per potervi portare un vlog decente con dei capelli che non sono altrettanto decenti. Guardate, li ho appena lavati e sono orrendi, non si possono. Vabbè, lasciamo perdere i miei capelli che non si possono guardare a nessuna ora del giorno. Quindi dicevamo, vediamo in download, ci sono io ovviamente tutti gli screen e partiamo subito. Allora, RedWolf27 ci chiede: Ask Charlie, da quanto giochi a Minecraft? Come hai iniziato a videogiocare? Qual è stato il tuo primo videogame? Chi è il tuo youtuber preferito? Chi è il tuo youtuber preferito? Beh, ovviamente è saltato solo una, allora. Gioco a Minecraft da nemmeno un anno, sinceramente, perché l'ho conosciuto da molto poco. L'ho conosciuto un anno fa, esattamente un anno fa. Però non avevo un computer, cioè ne avevo uno scrauso che Minecraft non lo reggeva nemmeno se gli puntavi una pistola addosso, quindi non potevo giocarci e guardavo semplicemente i video. E come ho iniziato a videogiocare? Ho iniziato a videogiocare quando avevo circa 5-6 anni, perché mia mamma mi aveva comprato la PlayStation, successivamente la PlayStation 2, e avevo un gioco chiamato Spyro che ci andavo matta, cioè ci giocava più lei che io, questo è vero, ma amavo guardarla giocare, da qua è nato il mio amore per i gameplay, e quindi poi ho iniziato a giocare anch'io, mi piaceva tantissimo giocare, e da Spyro è iniziato appunto il la mia passione per i videogiochi. Poi, chi è il tuo youtuber preferito? Lo sanno quasi tutti. Il mio youtuber preferito è BearMCX Gaming. Luca Vecchi mi chiede: come si chiama la canzone della vecchia intro? Sei simpaticissima, ti adoro. Allora, la vecchia intro me l'ha fatta un ragazzo che fa parte di un canale chiamato iFunnyPlayers e non ricordo assolutamente quale fosse la canzone. Me l'ha detto tipo 3 volte, ma il nome è così complicato che non lo ricordo. Quindi mi dispiace, non posso nemmeno andarlo a cercare per ovvi motivi. Keba Games chiede: riesci a non sistemarti i capelli per 10 minuti? No, no, sfida persa, ve lo dico, non ci provo ne. Appunto. DirePelful ci dice: mio Dio, sembra una trasmissione televisiva. Dove posso mandarti i disegni? I miei disegni. I disegni potete mandarmeli sulla pagina Facebook tranquillamente o anche su Kick. Io ho un profilo Kick sempre in descrizione. O potete taggarmi su Instagram sempre in descrizione. Avete tutto nella descrizione. In descrizione ci sono tutte le informazioni che vi servono per contattarmi. Ai grandi nani o i grandi nani, non so come si pronuncia, se vuole, quella I vuole essere un ai oppure una I. No, penso una I. Vabbè, comunque mi chiede: ai ragazzo? Questa è una domanda che mi fate in molti. No, non ho il ragazzo. No, non mi si incula nessuno, non ho il ragazzo. Ganks ci chiede: come mai Charlie Moon e non Charlie Sun? In molti mi chiedono perché mi chiamo Charlie Moon ed è strana la spiegazione. Praticamente io prima avevo la passione della scrittura e volevo diventare una scrittrice famosa e stavo iniziando già a scrivere un libro con una trama già fatta, cioè avevo già fatto tutta la trama, dovevo solo cominciare a scriverlo. Il personaggio principale, che era praticamente me, cioè mi ero ricreata nel libro, si chiamava Charlie Moon, Charlotte Moon, perché aveva la capacità di trasformarsi in un lupo, il mio animale preferito, e quindi ho pensato lupo, luna, gli diamo questo cognome, Charlotte perché mi piace tantissimo il nome, cioè mi piace il modo in cui si abbrevia, ovvero Charlie. Infatti tutti i miei amici mi chiamano così. Ema37x chiede. No. Luca Bonanni chiede: Ask Charlie, quali sono gli youtuber che segui, se segui qualcuno? Ne seguo tanti, però non più.
Nel senso, sono comunque iscritta, guardo comunque i loro video quando ho tempo, però mi è difficile seguirli, perché ragazzi, quando avete un canale YouTube, credetemi, il vostro tempo per guardare video altrui si dimezza, perché dovete guardare i vostri, dovete controllare tantissime cose, è davvero difficile ragazzi, quindi ne seguo un bel po', tipo Bear, Pezzo anche, di italiani non molti, seguo Keralis per esempio, però li seguo tanto, li seguivo tanto prima, adesso li seguo un po' di meno, ma comunque li seguo. 121 Tommy 1 chiede, Ask Charlie, Charlie qual è il tuo libro, serie di libri preferito? Ti consiglio di leggere la serie Shadowhunters The Mortal Instruments. Allora, il mio libro preferito, cioè la mia serie preferita è Harry Potter in assoluto, e mi piace anche molto Hunger Games. Shadowhunters ho letto i primi due e non mi ha preso tantissimo, almeno The Mortal Instruments. Volevo leggere The Infernal Device perché dicono tutti che è più bello, e quindi ci proverò, appena avrò i libri proverò a leggere The Infernal Device, magari mi piace di più di The Mortal Instrument. Brutal Power ci chiede, Ask Charlie, come è nata la tua passione da YouTube? E poi, senza Ask Charlie, quanti anni hai? Questa cosa la dico, ne ho 17, tutti mi chiedono, quanti anni hai? Ne ho 17, no ma sembri più piccola, lo so, ho 17 anni. Allora, la mia passione per YouTube come è nata? È nata perché... Dio mio, quanta luce c'è. Prima non ce n'era per niente, ho dovuto anche accendere, mi sa che tra poco la spengo. Non mi si vede più la faccia! Sono un'illuminata! Stronzate a parte. La mia passione su YouTube è nata perché proprio questi iFunny Players sono miei amici e avevano aperto questo canale YouTube di gameplay. Non sapevo nemmeno cosa fossero i gameplay all'epoca. Ho iniziato a guardare i loro video e ho notato che questo gioco che facevano, Minecraft, mi piaceva particolarmente. Allora ho detto... Cerchiamo altri video su questo gioco, non saranno gli unici. E ho conosciuto così Bear, ho iniziato a seguire lui, da lui sono passata a pezzo perché hanno fatto un video insieme, poi ho trovato tanti altri youtuber così e mi sono innamorata di questo lavoro, tra virgolette, di questo hobby. Ho detto no, devo assolutamente farlo anch'io appena avrò un computer decente. Così a gennaio di quest'anno ho preso un computer che non era decente affatto, però comunque sono riuscita fino a un certo punto a fare video con quello e poi ho comprato questo computer che è praticamente OP. Matrex ci chiede, Matrex di dove sei? Allora, io sono pugliese e vengo da Foggia più precisamente e mi piacerebbe molto fare un raduno qui, ma non so quanti di voi verrebbero, quindi non penso di farlo mai. E infine Glaze dice, ti ho salvato il culo un'altra volta, scherzo, lo salvi sempre a te e a me. Ti ringrazio Glaze per avermi fatto questo favore, sei un grandissimo amico ed è uno dei tanti amici che ho conosciuti su YouTube, anzi è stato il primo, perché chi mi segue da tanto tempo sa che io all'inizio elemosinavo collaborazioni, chiedevo nei miei video se qualcuno voleva fare collaborazioni con me perché non volevo fare video da sola. Lui è stato il primo a rispondermi, il primo a scegliere di fare una serie con me, abbiamo fatto insieme la Mine Z e da lì siamo diventati molto amici, ci sentiamo, giochiamo insieme. E quindi è stato una fortuna incontrarlo perché è un grande. Quindi ragazzi, il video può finire qua, vi ho messo tutti gli Ask Charlie, tutte le cose varie. È tardi, devo editare il video e poi devo scappare da mia nonna a caricarlo. Già, mia nonna ha una connessione migliore della mia a proposito. E quindi vi ringrazio ancora per i 7000 iscritti. Qui c'era Jawi, che è illuminato anche lui. C'era Jawi, non l'avete visto, pensavo si inquadrasse, invece no. Vi saluto anche lui, che era da un bel po' di tempo che non lo vedevate. È tornato da poco dalle vacanze. E quindi... Ok. E quindi vi ringrazio di tutto, vi ringrazio di cuore, di tutte le parole dolci che mi dite. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi ricordo di lasciare mi piace. Lasciate mi piace. E di commentare con l'hashtag AskCharlie per una domanda a cui risponderò nel prossimo vlog. Ovviamente cerco sempre di rispondere a tutte, ma non mi è possibile, quindi probabilmente metterò tipo un limite, sceglierò tipo 5 domande per video, altrimenti poi i video diventano troppo lunghi e cose varie, quindi dalla prossima volta penso farò così. Detto questo, noi ci rivediamo in un prossimo video, già vi a tutti ragazzi!